Prima di procedere all'igiene delle mani, sinceriamoci che le mani non abbiano, siano prive di qualsiasi tipo di monile. A questo punto possiamo procedere all'iniziale igiene delle mani. Dopodiché cominciamo indossando il copricapo, la cuffia. Bene, i calzari. Bene, a questo punto possiamo indossare un primo paio di guanti. Ora il sovracamice. Possiamo passare a indossare un facciale filtrante. Bene, gli occhiali, la maschera. Il grembiule, e infine il secondo paio di guanti. Perfetto, a questo punto naturalmente si danno le procedure che occorre fare, dopodiché possiamo passare subito alla svestizione. Cominciamo rimuovendo il grembiule, che è presumibilmente la parte più contaminata. A questo punto facciamo il primo lavaggio delle mani, la prima igiene delle mani. E togliamo il primo paio di guanti. Procediamo alla rimozione del sovracamice, strappandolo davanti, dopodiché lo rovesciamo dalla parte interna. Senza toccare la parte contaminata. Igiene delle mani. Rimozione dei calzari. E un'altra igiene delle mani. A questo punto togliamo gli occhiali. Molto bene. Ora possiamo fare un lavaggio delle mani.
Ora possiamo togliere il facciale filtrante, procedendo dagli elastici, perfetto. Molto bene. Facciamo un'altra igiene delle mani. Ora togliamo la cuffia. Igiene delle mani. Togliamo l'ultimo paio di guanti e facciamo una bella igiene delle mani.